Castello Visconteo, nella mostra Trame di guerra, siamo in compagnia dell'assessore alla cultura del comune di Pavia, Giacomo Galazzo. Sì, stiamo presentando alla stampa una piccola anticipazione della mostra Trame di guerra che inauguriamo domani, sabato 13 dicembre alle 18 qui al Castello Visconteo. È un'esposizione veramente molto particolare perché, insomma, da un lato penso che nella programmazione culturale della città di Pavia fosse doveroso un momento che guardi al centenario della Prima Guerra Mondiale, ed è stato fatto grazie al lavoro, come al solito, eccellente dei musei civici, in un modo davvero particolare, perché è una mostra che unisce il cimelio di guerra in sé a delle bellissime installazioni e opere d'arte sul quale hanno lavorato artisti pavesi. Quindi il tema della guerra è raccontato sia dal punto di vista dell'oggetto che della rielaborazione artistica, e penso anche che sarà molto utile in questo luogo portare a vedere anche di fare un lavoro specifico con le scuole, perché è chiaro che è un tema su cui chi si sta formando in questo momento, anche se è un tema forte, deve potersi formare. Quindi penso che da domani all'8 febbraio ci sarà questo evento veramente di livello qui al Castello Visconteo, e non è una visita sprecata, è davvero un'esposizione molto bella. Quello che tengo a dire in chiusura doverosamente è che l'esposizione è dedicata alla memoria di Gigliola De Martini, per anni conservatore qui ai Musei Civici, che ha progettato questa esposizione insieme a Francesca Porrecca prima della prematura scomparsa, e dedicargliela ci sembra il modo migliore di ricordare una storia di straordinaria dedizione per i musei e per la cultura qui a Pavia. Siamo in compagnia di Francesca Porrecca, curatrice della mostra allestita al Castello Visconteo Trame di guerra, che mette insieme passato, presente, futuro, quindi contemporaneo e storico. Ci racconta un po' qualcosa di questo linguaggio forte, contemporaneo con la storia, il rapporto con la storia? Sì, ci è sembrato che nel centenario della Prima Guerra Mondiale fosse fondamentale riattualizzare le storie che allora avevano caratterizzato quell'esperienza, riattualizzarle usando il linguaggio di giovani artisti che abbiamo scelto perché particolarmente attenti a queste tematiche e allo stesso tempo perché attivi sul nostro territorio e quindi parte del nostro mondo, del nostro piccolo mondo. Ognuno di loro quindi ha scelto all'interno dei materiali su cui abbiamo riflettuto insieme ha portato il proprio linguaggio artistico, installazioni, fotografie, dipinti, opere multimediali, e grazie a questo ha reso di nuovo vive quelle storie che volevamo andare a rendere nuovamente individuali, perché una delle caratteristiche della Prima Guerra Mondiale è essere stata una grande guerra di massa. Posto questo, che è fondamentale ricordare, noi però volevamo andare a rintracciare le storie dei singoli e attraverso quelle far riflettere anche gli individui di oggi.